considero comunque una vittoria pesante. Sì, 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 sono contento perché comunque dovevamo dare continuità e ci siamo riusciti, quindi sono contento sia per la prestazione comunque della squadra che poi per il gol, che comunque fa sempre bene. Tra l'altro sei il capocannoniere del Padova con Toretti, se non sbaglio adesso. Sì, 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 no, sì, comunque quello è un dato che guardo, ma non più di tanto, semplicemente perché dobbiamo pensare di gruppo, stiamo facendo bene, comunque anche con il cambio modulo sta andando bene, quindi ci sappiamo adattare a tutto. Questa partita secondo te l'avete vinta con il gruppo? Avete saputo anche un po' soffrire forse nel secondo tempo tutti insieme? Sì, 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 ma questo sempre è la nostra forza, quindi dobbiamo continuare a essere così, compatti e tutto, e al momento giusto fare anche qualche golletto in più che non fa mai male. Ti chiedo invece, dopo la partita contro il Trento, il mister disse che forse aveva avvertito un po' di paura, qualche incertezza in campo, tu l'hai sentita? Questa paura o adesso semplicemente siete riusciti a spazzarla via? No, sì, ma noi comunque paura no, non direi paura, direi invece che siamo sempre sul pezzo, ecco, paura no, quindi dobbiamo continuare così come stiamo facendo, vincere ed ecco riprovare a riprendere Mantua, che comunque sappiamo che non è facile, ma ci dobbiamo provare a tutti i costi. Quindi ci credi ancora? Sì, 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 io ci credo sempre, finché la matematica non ci dà per morti, la speranza c'è. Sei contento anche se non hai fatto una delle tue proverbiali rovesciate? Sì, sì, ti dico, poteva ricapitare dato che Kevin Varas ha messo una grande palla sul tiro poi che ha deviato il difensore loro, però l'importante è che abbiamo vinto, quindi dai, se usciva di rovesciato un altro eravamo ancora più contenti, però va bene così, la vittoria era fondamentale. Dobbiamo continuare a dar seguito a quello che stiamo facendo. Ottavo minuto del secondo tempo, ottavo gol in campionato. Speriamo che non sia un caso, speriamo che al 20° staremo a 20. Però 8 punti di ritardo dal Mantova, ma dovrebbero diventare meno. Speriamo, dai, sì, quello è l'intento. Però sono contento sia comunque per la prestazione, anche se un po' abbiamo sofferto, ma giusto qualcosina. Però abbiamo dato una grande risposta anche come gruppo. Sappiamo soffrire, sappiamo stare uniti anche nei momenti difficili, comunque arrivavamo anche da le due partite, diciamo i due pareggi che purtroppo abbiamo avuto, però ecco, stiamo dando una bella risposta sia col modulo nuovo, con la voglia, questa è la cosa più importante. Però tu hai fatto un bel movimento da prima punta sul tuo gol, no? Nonostante stasera tu sia tornato all'antico, il mister ha detto, io gli ho sempre detto, se stai vicino a bandierina, sì, è difficile, sì, che fai gol, se invece tagli l'area magari. Sì, sì, infatti mi ha detto anche il mister, hai fatto un gol, ecco, da attaccante vero, quindi mi piace adattarmi a tutto, quindi quello che mi dicono di fare faccio. Pure il palo, ti ha detto di no al primo tempo? Sì, lì mi sono ritrovato una palla del difensore, poi ho provato a calciare di prima e ho preso il palo, mi è ritornato indietro sfortunatamente, però dai, bene così. Il rigore non c'era? Oddio, forse, non lo so, io ho un po' accentuato, però ancora lo devo rivedere. Ti dici che comunque il contatto c'è stato, insomma, il giallo eccessivo? Il giallo secondo me è sembrato un po' eccessivo, però dai, la decisione è l'arbitro, quindi importante è vincere. Troppo lontano questo Mantova ancora, finché c'è la matematica c'è speranza. Sì, sì, ma come ho già detto sempre, comunque nei momenti che dovevamo riprendere punti, ecco, siamo incappati, però non molliamo mai, quindi questa è solo, diciamo, cioè dobbiamo continuare così, allo stesso tempo provare a riprenderli, anche se sappiamo che non è facile, ma finché la matematica non ci dà per spacciati, noi saremo sempre lì. Un Padova stile Liguori, non si abbatte mai. Sì, sì, no, ma questa, come dico sempre, la mia forza, e anche i ragazzi comunque non mollano mai niente, quindi siamo un bel gruppo e niente, dobbiamo continuare così, ecco. Grazie a Michael Liguori.